LeBron al mic. Yeah. Sto in cima alle piramidi, warrior gabber. Ciao a tutti e a tutte. E finalmente, dopo un po' di tempo, riesco a portare quello che è stato il percorso di produzione di una delle tracce dell'album Midnight di Salmo. Diciamo che la storia in breve di come sono riuscito a entrare in contatto con Salmo per la produzione è stato tramite Mirko De Angelis, che saluto con tanto rispetto, perché poi è anche stato regista di uno dei video che ho fatto. Il video è di, appunto, Non c'è più tempo, featuring Rebel Roots. E diciamo che questo brano è stato ascoltato da Salmo, e dopodiché c'è stato un interesse da parte sua per quelle che sono le mie produzioni, e quindi mi aveva incaricato di fare inizialmente un remix di uno dei suoi brani, che era Lo stupido gioco del rap. Allora io mi sono messo al lavoro, appunto, ho creato la strumentale per questo remix, e in realtà dopo, scrivendoci via mail, abbiamo capito che una strumentale di questo tipo poteva essere potenzialmente adatta a qualcosa di più fresco, quindi poi, appunto, è stato deciso di inserirla all'interno dell'album Midnight, che poi appunto la traccia, oltre a lui, ha avuto anche come ospiti Madman e Jamie Tights. Ora possiamo vedere quelle che sono state le tecniche di sound design con cui ho creato synth, drums, drop, e anche, appunto, quelle che sono state, appunto, le mie scelte stilistiche. Sulla maglia scritto mai stato astemio, spinto al limite, la via estrema fino alla scena del crimine. Eccoci, come potete vedere, questo è l'arrangiamento di Killer Game. L'arrangiamento è stato fatto su Ableton Live 8. L'arrangiamento è un totale di 100 tracce. Sono partito per comporre questo brano con il ritmo, che è questo. Quello sentite in originale, però in realtà originale del brano, però in realtà la kick e la snare suonavano così. Io ho voluto, tramite il plugin Homicide e il Camel Fat, creare un effetto di distorsione che andasse a, come dire, creare un po' più di aggressività al ritmo. E chiaramente poi, utilizzando anche una buona equalizzazione strutturata su kick, soprattutto snare, e un buon effetto di compressione. E dopodiché, appunto, nel ritmo si aggiungono nella seconda parte anche le yet, che non hanno niente di particolare a parte una compressione. Questi sono dei sample, e ora ci troviamo nella parte dei sub, che è la parte che sostiene la parte della baseline. Per appunto creare il sub ho utilizzato l'Operator, che è un plugin che fa parte della libreria di Ableton. Il sub è questo. È impercettibile il suono, perché chiaramente è a un livello di frequenza molto bassa. Comunque, diciamo che ho utilizzato un preset che è Hip Hop Sub Bass per creare la baseline, e il segreto è il sidechain, ovvero io ho collegato la traccia del sub tramite il compressore a un kick
quindi una cassa che batte ogni quarto e che crea un pieno, un vuoto che appunto dà un effetto più fat al muro del suono. Mi lancio di testa, prima del salto mi faccio di mesca, mi schianto, fatemi il calco, poi fatemi salto. Eccoci nella baseline. La baseline diciamo che è strutturata in maniera abbastanza complessa, nel senso che sono stati utilizzati più o meno una decina di sample. Ho utilizzato Silent, Nexus, Massive e questo synth che è il Mini Brute, che è un synth analogico e che appunto con cui appunto ho creato la parte della baseline. Possiamo sentirla. Qua sentiamo anche la melodia. Allora, diciamo che il segreto anche qui è le mandate, nel senso che io tutti questi sample li mando a una mandata che è Camel Fat, a cui do una distorsione, e dopodiché chiaramente il sidechain, che è sempre collegato al kick ghost principale, che dà questo pieno e vuoto che appunto crea un effetto molto fat, molto piacevole. E per quanto riguarda il Massive, che è l'unico plugin non ho voluto rieditare, ma ho lasciato diciamo pulito, e ho utilizzato un preset BS Idling, e chiaramente ho cambiato, che possiamo sentire qui. E questa bass chiaramente non funziona da sola senza il corrispettivo sub. Ho doppiato la traccia di questo basso e ho con il Camel Fat aggiunto un preset che è presente nella libreria, Just Sub. Quindi questa è la bestia. Come le sfere del drago, seguono dalla caviglia. Lascio 10 grammi e 10 grammi alla vaniglia, la mia famiglia. 200 km orari, chi ci vede? Andiamo nella parte degli effetti, che è la mia preferita. E stavo guardando un video a YouTube durante la produzione di Killer Game, e guardando un video di un gruppo metal ho trovato questo suono che lo potete sentire all'inizio del brano. Secondo me questo suono è un suono che diciamo richiama le sonorità orientali. Io ho pensato all'inizio di una battaglia fra samurai, no? E chiaramente questo sample viene da una traccia metal che potete sentire qui. Io chiaramente ho usato solo questo pezzettino, e l'ho voluto unire perché secondo me era molto anche evocativo, creava una bellissima atmosfera, a un vocal orientale, che è questo. E così va a creare appunto un'atmosfera il brano, perché appunto l'effetto è molto importante e crea anche lo stile. Quindi gli effetti sono fondamentali, e oltre a questo effetto chiaramente ce ne sono tanti altri, e fra uno dei più importanti sono i noise, tipo questo, che chiaramente sentiamo in minima parte, però giocano un ruolo molto importante. Drop this! La baseline della parte dubstep è divisa in due, nel senso che voi qui sentite
e una parte, e la seconda parte che è questa, in cui il suono è quasi impercettibile perché ho creato la parte medi-alti e la parte dei sub. Un segreto è quello di, come potete vedere sullo schermo, non è che uso diverse tracce per i diversi bubble, ma li metto tutti insieme perché chiaramente nella traccia aggiungo degli effetti come camel fat, PSP stereo e enchainer per aumentare la dimensione stereo e chiaramente il sidechain al kick, è diciamo una ciliegina sulla torta.